Oggi è venuto il tanto temuto giorno, è la domenica pomeriggio libera per sistemare il casino che c'è a casa. Tra le varie cose da sistemare, oggi io ho da sistemare questo casino qui. Videocamere, fotocamere, cavalletti, batterie, GoPro e tutto quanto. Ho sempre rimandato, però poi rimandando, ammucchiando e ammucchiando, questo è quello che ritrovo oggi per terra. Casino. Quindi, visto che oggi ho questa mezza giornata libera, veramente il caos, vi parlo un po' di quello che sta succedendo in questo periodo, cioè del fatto che sto scrivendo poco sia sul blog che sulla pagina di Facebook. Sono molto impegnata, è un periodo molto pregno di cose da fare in tutti gli ambiti. In primis, vabbè, vi parlo dell'ambito sportivo, che è il karate, e quest'anno ho l'esame di secondo dan in federazione. E la cosa bella, la fortuna che mi contraddistingue, ha voluto che questo è l'anno in cui cambiavano i programmi. Quindi tutto il programma che avevo preparato dal primo dan ad oggi è cambiato. Quindi improvvisamente mi sono trovata dei nuovi kata da fare, dei nuovi esercizi, del bunkai e tutto quanto. O meglio, con i kata mi è andata bene, perché alla fine sono tre kata che conosco, per cui su quello, diciamo, mi sono salvata. Il problema è che da quest'anno gli esami prevedono anche la pratica del bunkai, quindi l'applicazione in dinamismo di ciò che si fa nel kata, nonché poi le interazioni oppositive, ovvero le applicazioni. Cioè, diciamo che me lo vado proprio a sudare, ecco, sul tatami. Non smetto di coltivare le mie attività. Quindi la parte sportiva, di cui già vi ho parlato, e la parte della scrittura, che è un po' quello per cui io muoio ogni volta. Perché la scrittura è quella cosa che mi accompagna da quando ero piccola. In questo momento io sto lavorando alla seconda parte della Gemma di Mew. Che è il mio primo libro fantasy che ho pubblicato nel 2016 e che potete trovare sul sito lulu.com oppure su Amazon digitando il mio nome e cognome, insieme ad altri libri che avevo precedentemente pubblicato, che però sono di generi diversi. Invece la Gemma di Mew parte 1 è proprio il primo episodio di una saga fantasy che ho progettato. E la saga fantasy non sarà composta solo dalla Gemma di Mew parte 1 e parte 2. Finito questo, ci saranno altri libri. Questa mia saga fantasy inizialmente si chiamava Elven e nasce così come è nata la Gemma di Mew, ovvero da un plot, chiamiamolo così, da un soggetto di un gioco di ruolo. Avevo scritto, diciamo, la storia di questo personaggio a Elven e la utilizzavo come background per dei giochi di ruolo in stile fantasy medievale. Che è successo? Mi piaceva tantissimo questa storia e mi piaceva molto la sfida del voler scrivere una saga fantasy, per cui ho detto ok, parto dal background di Aelven e ci costruisco una storia. E così è nata la Gemma di Mew parte 1 e la Gemma di Mew parte 2, quella che sto scrivendo adesso. Ovviamente quello che c'è nel libro non è poi effettivamente tutta la storia dei giochi di ruolo, è una cosa completamente diversa. Il gioco di ruolo mi è servito da stimolo, chiamiamolo così. Così come mi è servito da stimolo la lettura dei libri di Tolkien, la lettura delle saghe fantasy più in voga e la passione appunto per questo genere letterario. Che è successo? Poi col tempo le cose si evolvono, ho sempre idee nuove, completamente diverse tra loro e quindi cerco di farle stare tutte insieme, perché ho la mente che fuma, e cerco di farle stare tutte insieme in questo stesso contenitore che è la saga fantasy. La saga fantasy non si chiamerà più Elven, ma si chiamerà i Dry Gotch Tales. I Dry Gotch è l'insieme di parole che significano i racconti del drago rosso. Il drago rosso non è altro che lo stemma che c'è sulla bandiera del Galles. Perché ho scelto il Galles? Perché è uno di quei paesi della Gran Bretagna, quindi del Regno Unito, che io adoro e ho avuto la fortuna di visitarlo quest'estate.
ed è un paese, cioè è chiamato il paese delle leggende, tant'è vero che nel 2017 è sponsorizzato come l'anno delle leggende. Perché? Perché c'è Re Artù in primis, ma poi tante altre leggende, i draghi, i cavalieri, insomma i classici canoni della scrittura fantasy e della narrativa fantasy. Ho deciso di chiamare questa saga i Dry Gotch Tales, quindi i racconti del drago rosso. I primi due capitoli, i primi due episodi, che sono la gemma di Mew, e poi altri episodi che saranno ovviamente tutti diversi tra loro, saranno storie completamente diverse da loro, ma ci saranno sempre dei fili che legano le storie l'una all'altra. Avrà come titolo provvisorio Tra le pagine di Iron Wild, una storia fantasy, questa volta ambientata non in un mondo fantastico come Ardamidrisil, che è quello della gemma di Mew, ma sarà ambientata nel nostro mondo, nel paesino di Iron, e si svolgerà più piccolo, diciamo, del Galles, che però contiene il maggior numero di librerie e biblioteche, infatti ce n'ha ben 40, e ogni estate in questo paesino viene fatto un festival letterario, l'Iron Way Festival. Io ho visitato questo paesino ed è una cosa splendida per chi ama leggere come me, per chi ama le storie, per chi ama la narrativa, perché in qualsiasi posto si va in questo paesino, oltre alle librerie, anche se si va in un bar a prendere un toast, ci sono libri dappertutto. Io ho comprato delle cose veramente a mezza sterlina, pagate pochissimo. La storia dei miei due nuovi personaggi, che saranno Gareth ed Evelyn, ho voluto proprio ambientarla in questo paesino. Il lavoro che sto facendo adesso è proprio questo, cioè definire i contorni di questa saga, quindi l'insieme di tutti i libri che compongono questa saga, scrivendo le sinossi di ogni singolo libro e completando la gemma di Mew parte 2 che sto facendo in questo periodo. Alcune sono collaborazioni, come ad esempio la collaborazione con Guerre Stellari Channel, dove appunto scrivo i testi e collaboro ai testi con gli altri del gruppo per quanto riguarda appunto la saga di Guerre Stellari, una sorta di punto di riferimento di fan della saga. Cosplay, di cui vi parlavo nel secondo vlog, di cui vi ho raccontato un po' com'è nata questa passione e quali sono stati i primi personaggi. E in un prossimo video vi racconterò invece l'evoluzione di questa passione per i cosplay. Come risultato ho avuto la creazione di due nuovi personaggi che stiamo portando sempre più spesso in giro per fiere, io e Daniele. E sono due personaggi sempre del mondo di Guerre Stellari, nello specifico di Rogue One, che è uno degli spin-off appunto della saga. E questi personaggi sono Chirrut Imwe, che era interpretato da Donnie Yen, e Jyn Erso, che è la figlia di Galen Erso ed è colei che ruba i piani per distruggere la Morte Nera. Come abbiamo creato questi vestiti? Cioè, stavolta è stato veramente un lavorone enorme, perché oltre alla parte sartoriale abbiamo veramente costruito tanti oggetti: la pistola di Jyn, il bastone di Chirrut, tutto quell'armamentario che ha sul braccio Chirrut Imwe, il gilet, insomma vestiti veramente elaborati, e abbiamo continuato ad impratichirci e ad appassionarci sempre di più. E facciamo spesso delle fiere, siamo stati a Lucca Comics, di cui ho pubblicato un video, che è questo qui, che stanno avvenendo e mano a mano le documenterò. Per cui, dai, alla prossima!